motori sembrano connessi al generatore. Madonna, ma non ce n'è mai. Non è mai facile, vero? Oddio, hanno su un boost. Quindi devo premere gli interruttori per azzerare. Trovo il primo interruttore. L'ho già trovato in realtà. Ma sto gioco non me lo racconta giusto. Che poi in realtà se arrivano qua li posso anche lanciare di sotto direttamente. O lanciare sugli spuntoni, cosa molto più probabile. Non avevo visto lo spuntone lì. Tanto ne arriveranno. Oh sì, che arriveranno. Questo poraccio. Eccoli che arrivano. Altre sono sotto. Sopra qua non ce n'è. Non tutti sotto. Visto una cassa blu lì però boh. Vabbè, io scendo. Madonna, e questi come faccio? Cioè pochi, un po' di più, ma non potevate metterne? Porca troia. Ci sono in 50. Cioè guarda. Che cazzo. Boh. Il problema, vedi, che non ho mai, non so mai quanta energia mi rimane per questo attacco, no? Veramente una palla. Tanto l'altro che vicino, eccolo. Ok, facciamo così, attivo questo. Bene, manca uno. Perfetto. Prendiamo il nostro bottino. Eccolo là. Madonna mia. Anche qua in 200, guarda lì, madonna mia, non è possibile. Cioè, veramente. Madonna, è questo? Ci impiego una vita a passare solo per questi stronzi. No, madonna. No, madonna! Oh, merda. Veloce. No, non riesco, porco Giuda, non riesco. Aspetta, ho un'idea. Dobbiamo smistarli. Oh
Ma quanti sono? Hai trovato la minchia. Aiuto! Oh madonna! Ok. È possibile però. Oh. Aspetta, fammi dare due colpi a questo. Ok. Questo l'avevo già fatto. Questo l'avevo fatto, no? Ok. Zazza. Ok. Non so dove è il terzo interruttore. Aspetta, probabilmente... Sì, ok, lì sopra, però... Non c'è altro qua sotto. Aspetta. Occhio. Buio pesto, non si vede nulla. Mi ricordo che c'è una cassa blu. Eccola. Questa volevo prendere. Vabbè, kit. Si può farne meno. Terzo e ultimo interruttore e poi dobbiamo tornare tutto indietro. Madonna. Dove è finito, cazzo? Vabbè, probabilmente è caduto di sotto perché... Perfetto. Sì, sì, eccomi. Ti ricevo forte e chiaro. Vengo alla... Ti chiamo quando arrivo. Devo far piano per ora. Ho sbucato gli altri. E Marco Giuda! Vabbè, sti cazzi, possiamo anche superarli. Anche se vi giuro vorrei ucciderli, infatti mi sa che lo faccio. Infatti. Volevo incollarlo, ma il tiro non era abbastanza alto. Sono un idiota. Ma non ho sentito questi idioti. Com'è possibile? Com'è possibile non abbiano sentito? Incredibile. Sono ciechi anche stupidi. Ciechi e sordi. E dai, fai un movimento corretto per una volta. Fermo. Fai cheese. Ok, done. Un po' li ho fatti. Prendo anche questo. Qua è libero. Qua tanto ne sbucano altri, ovviamente. Guarda. Fanculo. Madonna, non lo acchiappa?
Bene, sei inutile. Forse non ho energia, non ho idea. Perché a me sembra che sia... Ah, ok, lo vedi nella nuca. Ecco, lo vedo nella nuca. Scusa, eh. Ma non ce l'avevo un pacco di energia. No, li ho buttati. Si ricarica da solo, ma ci piega un botto. Devo potenziarlo. Perché c'è sta canzone strana? Siamo quasi arrivati. Eccolo. Sapevo sareste arrivato a morire. What? Cosa non si fa per 10? 17 buoni Calisto. Eccolo, eccolo, eccolo. È arrivato pure un altro. Madonna, guarda dietro. Altri due, tre. Io. Ho dato la fanculo, ciao. Oh. Ciao. Oddio. Ma ce l'abbiamo fatta. È qui per voi. Oh, ma stai diventando uno di questi? Questo è tanto per... Quanto cosa c'ha questo? Aspetta, aumenta la capacità di energia massima oppure... Circuiti sperimentali... Mi serve, raga. Controllo qualitativo. Ok. Ok. Rimango 800 punti, ma posso solo piangere con 800 punti. Però a me non si ricarica, vedete. Va più in fretta. Ok. Ste casse adesso me le fa usare o mi prende per il culo? Oh, vedi? Ma secondo me ci succederà qualcosa fra poco. È strano, è stranissimo. Perché ci sono quattro casse? Quattro casse? Con robe random? Cioè robe random, cioè robe che ci servono. Però vedi, munizioni, munizioni, munizioni. Ma è troppo strano. Puzza di boss fight o stronzi che arrivano di continuo. Non lo so. Uscire a carico. Io parto. In partenza da hub di spedizione. Ci siamo. Prossima fermata. Stazione di Arcane. Olè! Ciao! Ciao! Oh merda! Oh, schiaccia questo! Ma perché vai a canirti su quell'altro? vaffanculo. Ciao. Più facile di così. Oh Gesù. No. Madonna. Merda.
Ma schiaccia tutt'altro, guardalo! Sei scemo! Oh. Madonna! Qui. Ha salvato un buon segno. Attenzione, gli operatori indossino sempre i dispositivi di protezione. Ci vado io il disco di protezione. Oddio, questo? Ma no, l'ho schivato. Muori, merda! Muore sto stronzo, eh! E scambia l'arma! Mica, ma è stupido, ragazzo! Ma che cazzo! Tutta la vita al completo, porco... dalle pareti del tunnel. Minchia, raga, ho finito i colpi, cazzo! Oh! Ce l'ho fatta! Non ci credo! A destinazione. Finalmente! Madonna, regalo ripetuto! Stazione di Arcane. Ma perché non c'è un cazzo? C'è nulla dentro. Gesù, regalo ripetuto così tante volte. Gesù, vi giuro, pensavo guarda di non farcela. Madonna mia, che stress sto boss di merda. Non era difficile di per sé, solo che non riuscivo mai a schivare in tempo. Che roba. Arden Jedi, che cazzo è Arden Jedi? Oddio. Dani, Colonia. Dove sei? In una specie di tunnel di servizio. Sono dall'altra parte.
Very good. Qui non posso entrare? No, peccato. Comunque ragazzi, bentornati con un'altra bella parte di The Callisto Protocol. Non so quanto ne manchino, ma onestamente può durarmi anche 20 video, 30 video. Mi sta piacendo un botto. Nulla da dire, a parte per il doppiaggio, ma lo sapete già. Però per il resto mi sta divertendo e molto probabilmente ricomincio pure da capo. Per fare la difficoltà più alta. Alex Wang, diario minatore 1. Ci hanno promesso una nuova vita. Sì, come no. E invece è sempre lo stesso schifo. Faccio pure i doppi turni, ma ancora non basta. Senti, Mel, scusa, ma ci vorrà più del previsto. Odio saperti bloccata su Helic. Ti prometto che mi raggiungerai presto. Mi manchi. Boh. Perché mancavano cose scritte in sottotitoli. Secondo me c'è un tutt'uno, no? Non so se i doppiatori si devono curare anche i sottotitoli, ma porca di una puttana. Ad averne fatto una giusta di cosa. Ma da dove si deve passare, secondo me, vedi? Vedere qua. Proprio un lavoro eccelso, guarda. Yes, vediamo. Qua c'è tutto, preso tutto, dai. Stampante CPU intatta. Oh. Ok, qua bloccato. Scendi, sciocco. Madonna mia. Aspetta un attimo, qui qua c'è? No, nulla, nulla, ok, dai, proseguiamo. Basta cazzeggiare. Comunque il boss veramente mi ha fatto sudare sette camicie. Perché era un colpo un morto proprio. Se mi colpiva una singola volta ero morto. Quindi dovevo schivare proprio perfettamente tutto. Madonna, mi ha fatto sclerare un botto. Sinceramente l'ho ripetuto almeno 27-30 volte quella sezione. Anche perché crepavo anche... cioè al primo colpo quindi... Quello è un falo? Gesù. Bella colonia. In ottimo stato proprio, eh. Oh, guarda. Ethernet, ci prendiamo qualche tumore così. Top. Ieri minatore 2, Daring Bar, ok. Ho detto che era una perdita di tempo, ma gli UJC non mi ascolta. Adesso la mia squadra deve pure fare gli straordinari. Spero solo che trovino quello che cercano. Non so. Ma vedi, i sottotitoli non stanno dietro a quello che dice. Cioè. Però ho detto, questi qui sono stati pagati veramente poco per fare sto lavoro. Ho detto, ma che cazzo ce ne frega a noi? Perché dobbiamo farlo perfettamente? Dopo, quando ci saranno i titoli di coda, dopo aver finito il gioco, aspettiamo con calma e vediamo i doppiatori. Vediamo i nomi dei doppiatori e li ringraziamo personalmente su Twitter. Jesus. E quella merda lì? Madonna. Fammi vedere, che cosa c'è impostato? Questo c'ho solo 4 colpi perché ho dato fondo per uccidere quel bastardo prima. Sa che tengo questo. No, il cazzo, la pistola. Provo questo, no. Questo è sempre un pompa per quello. Preso dalla salute. Non so come. Oddio santo. Ce la fai a saltargli addosso? Cioè, se io scendo da qua, mi sente? Ecco. E vai un po' più veloce magari. Che se no lo raggiungo domani. Guarda, guarda che roba. Ecco un'altra uscita. Vabbè, alla fine questi non sono neanche un grosso problema. Se riuscite a evitarli con calma e farli fuori uno alla volta, non c'è problema.
Oh, non c'è nessun problema. Ne stanno uscendo. C'è capito, ne ammazzo uno, ne escono due. Merda però. Ma mettiti correttamente. Che cazzo ti metti così? Aiuto! Ci sta. Eccolo, eccolo. Questo è in pole position proprio, eh. Devo sperimentare le coltellate di Giulio Cesare. Più o meno. Quella è solo di un discepolo. Ok, questo invece. Oddio, questo è uno stronzo, ve lo dico io. Ah, ecco, guarda, c'è un altro lì che dorme. È in stato di trance. Very good. Tanto non sentono quegli stronzi, che mi frega. Ora iniziamo a fare un po' di piazza pulita. Bene, dai, ho preso già abbastanza colpi. Si ritorna col pompa. Di nuovo è buoni Callisto. Quanto magari posso prendere anche alle spalle, ma. Ma? Che? Perché si è svegliato tutto di colpo? Ha finito il pisolino? Cosa? Si è svegliato di colpo? Inaspettato, non ho fatto casino. Thank you. And thank you. Ce n'è altri che stanno dormendo. Madonna, secondo me c'era un bot. Spero apprezziate il fatto che lo voglia fare stealth. Ma non è. Non lo faccio stealth per impressionarvi, sappiatelo. Allora, qua. Da qua siamo arrivati, no? No, non è vero. Non siamo arrivati, ma allo stesso tempo non c'è nulla qua. Ok. Perché devo controllare tutte queste stanze. Così almeno. Ok, no, siamo arrivati da lì. Qua invece cosa c'è? Nulla. Vicolo cieco. Sta porta è bloccata. Quindi c'ho la sensazione che magari si apre dopo, facendo. Prendendo una di quelle strade secondarie che sappiamo noi. Questa l'ho già spappolato, però una volta in più non fa mica male. Qui. Almeno buoni qualcosa. Mi serve un pretesto. Oddio. Lo sgabello blu mi viene da schiacciarlo. No, sono vuoti. Sicuramente in una di queste case ci troviamo o qualcosina tipo un buono. Oppure anche registrazioni, roba così. Meglio controllare. Tu dici? Ah, ok. Qua non c'è un corno. Qua siamo un fusibile. Bene. Pensavo arrivasse qualcuno in fretta e furia a spaccarmi in due. Aspetta un attimo, perché qua sento stronzi, no? Cioè deve essere ancora uno qua. Eccolo, che se la dorme. Ma questo riesco a prendere? Madonna. Ma proprio al limite, eh. Al limite dello spazio. Cosa c'è che non posso prendere? Ma tu mi prendi per il culo, vero? Fammi vedere. Aspetta un attimo. La pistola, questa, perché è scarica? La posso ricaricare? Sì. No. Sì, sì, sì. No. Cioè, non posso prendere altri colpi. Che ho?
che occupa spazio. Mi sa che è butto questo. Le munizioni del fucile sono la vita. Mi ha salvato il culo troppe volte sto fucile. John Mike gli volto le spalle. Qua sopra cosa c'è invece? Madonna. Comunque non vorrei dire, ma mi sembra che di sotto se ne sia liberato un altro, eh? Oh no. Ci sono i vermi lì. Ah, ecco, c'è un altro qui. Madonna. Oh merda! Minchia! Ho fatto cagare. Brutto idiota. Io ero tranquillo. Sto pezzo di merda, oh. Gesù. Uscito dal nulla così, tutto incazzato. Ma queste sono cose che posso prendere? No. Sembrano cose sbriluccicanti. Ok, fino ad ora tutto bene. No, però raga, non so se mi sto spingendo troppo oltre. E non dovrei. Cos'è questo? Cos'è questo? Perché non ho spazio? Madonna, che l'odio. Cos'è l'odio? Queste armi sono tutte cariche. Questo è il... qualcosa di un'arma, questo. Si fucile d'assalto. Minchia, c'ho sempre più armi, ma sempre meno spazio. Madonna mia. Oh. Vedi, ve l'avevo detto che dentro queste casucce prima o poi avremmo trovato qualcosa. Tipo cose che non posso più raccogliere perché non ho spazio. Però è buoni, sì. No, sento sta stanza, guarda, veramente mi viene... No, allora, per fare correttamente le cose... Nye! Per fare correttamente le cose, facciamo così, prima vado in questa stanza e vediamo cosa c'è. Vedete, queste porte sono chiuse. Ma anzi, per fare più correttamente le cose, devo scendere di sotto. Devo vedere che minchia c'è dentro quella stanza che ho aperta, che non ho controllato, più che altro perché pensavo ci fosse qualcosa per proseguire, boh. Invece mi pare di no. Cioè, credo. Ci provare a fregarmi. C'è questo, sì. Che cos'è? Ah, quindi per forza di cosa dobbiamo tornare qua dietro. Posso accedere all'ascensore? L'area è interdetta. Io non sono passato da lì. Ho forzato una sala di sicurezza per sbloccare gli accessi. Sala di sicurezza? Ne cerco una qui sotto. Siamo pronti. Ho fatto sta merda. Attaccano. Oh, stavolta ho fatto il timing corretto. Cioè, che era quel rumore? Sa che uno si è lanciato e mi ha mancato. Ok. Vabbè, perché non c'era nulla, sono dei buoni, eccetera. Che zone inutili. Non ho perso manco vita. Sono spappolati contro di me come dei kamikaze. Però non mi hanno levato vita praticamente. Continuo a cercare perché magari c'è un negozio qua. Non devo buttare altro. Però no, questo è odiosissimo. Qualche topolino qui che se la dorme. Oh yes. Come faccio questo da girarlo? C'è lo spazio. Ok, sì. C'ho sempre il dubbio che non ci sia lo spazio per quello.
Ecco, al porco Giuda. Dopo le cose migliori che volete leggere, guarda. Vai. Di chi è questa? The Rimbar, Diario del Minatore 3. Mai visto niente di simile. È uscito da sotto il ghiaccio. Ora il sito è in quarantena. L'UJC ha inviato un'unità di risposta rapida, ma devono sbrigarsi. Sta succedendo qualcosa. La gente si sta ammalando. Ok. Di qua. Oh, che odio, guarda qua, sembra che c'è qualcosa che sbriluccica alle volte. Ok, allora, intanto mi ricordo le cose che sto lasciando dietro, quindi non proseguo. Vedo che sono... Cos'è sto... Cazzo è tutto sto macello? Oh, ciao bello, pezzo di merda. Ma dove? Ma dove cazzo è andato? Questo qui se le suona e se le canta, eh. È incredibile. Ma che cazzo? Ha fatto tutto lui. Sì, vabbè, qua sono già venuto. Sì? No. Sì? No. Sì? No. Non mi ricordo. Sì che sono venuto, idiota! Ah, mi ha distratto quel mostro di merda, mi ha resettato la mente. Guardalo, sta ancora in giro. Sì, ma rimani, rimani da una parte così ti posso ammazzare a coltellate. Lascia una scatola qua. Senti. Ma cosa sei glitchato? Continua a sbucare, ma non sbuca da nessuna parte. È incredibile. Dai che se vieni da questa parte ti faccio mangiare questa bella bombola esplosiva. C'è un problema, cioè qua è bloccato. Ok. E da dove cazzo si passa allora? Mi serve una chiave d'accesso. Scusami, eh. Vaffanculo. Lo prendo da sotto. Sicurezza. Che qua si continua. Allora, le cose le lascio un po' lì da parte. Perché tanto proseguendo. Tanto poi devo tornare indietro. Quindi io a prescindere sti cazzi. Cioè devo tornare indietro per attivare quella roba, quindi a prescindere, tanto mi riarrampico e prendo tutto, ma vorrei evitare di buttare cose. Anche perché mi serve tutto. Oh, ma guarda quello. C'è una sorpresa per te. Bene, non ha funzionato la sorpresa, sono un idiota. Che cazzo? Ma che cazzo! Sono un idiota, l'ho sprecato. Comunque guarda, si sveglia, questa merda, perché tanto si sveglia. Ok. No. Ecco. Ho trovato qualcosa. Cosa?